Ma chi l'ha detto che per un buon pennello bisogna spendere un sacco di soldi? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una nuova trasferta di Tintoretto all'interno di un video Arte per te. Molto, 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 ma davvero molto tempo fa, la Tintoretto mi mandò una serie di pennelli che io provai in varie situazioni, alcuni. Una serie non l'ho mai provata in video perché aspettavo il momento giusto per farlo. È arrivato, l'estate si affaccia, adesso avremo più tempo libero per dipingere, per divertirci con la creatività nelle varie tecniche e quindi ho trovato questo il momento esatto per parlarvi di alcune serie di pennelli, ragazzi, perché sì, molto spesso mi viene detto però per avere dei bei pennelli bisogna mettersi in mano veramente tanti soldi e andare a comprare l'elite. Naturalmente è vero, i pennelli belli performano bene, ma forse non tutti sanno che ogni azienda di pennelli ha, con la serietà con cui produce tutte le gamme di pennelli, una produzione di pennelli che il brand indica come serie economiche. Le serie economiche sono quasi tutte sintetiche, se per non dire tutte, sì, tutte, ma non per questo sono serie che fanno rinunciare alla beltà del risultato pittorico. Bisogna andare dal proprio commerciante di fiducia e chiedere qual è la serie, ecco, quali sono le serie economiche, per esempio, della Tintoretto piuttosto che. Oggi vi faccio conoscere proprio le serie economiche che ho selezionato per voi della Tintoretto. Spostiamoci di là e andiamo a vedere che lavoro fanno. E finalmente eccoci giunti sul piano da lavoro di Arte per te per dimostrare che per dipingere in maniera bella, per dipingere con strumenti appaganti sia esteticamente che in maniera performante, ci sono tantissime linee dette economiche. Oggi vagliamo tra una selezione delle linee economiche della Tintoretto che vi suggerisco per performance sia con l'acquerello che con l'acrilico. E ho scelto questa selezione tra i vari che mi aveva mandato l'azienda proprio perché appagano in toto quella che è la bellezza del dipingere in sé, quindi l'atto pittorico, ma anche la bellezza dei pennelli e quindi avere tra le mani uno strumento che ci faccia sentire dei veri e propri artisti, no? È importante anche quello. Ci sono una serie di linee che sono tutte sintetiche e quindi sono rivolte anche a quel target che non ama dipingere con setole naturali per questioni animaliste magari, o perché la cosa gli fa un po' impressione. Ne ho sentiti molti in giro, ma che comunque cercano un qualcosa che appaghi il gesto pittorico. E al contempo questi pennelli fanno l'occhiolino anche a quelle persone che, pur avendo il vezzo, l'hobby, la passione della pittura, non possono cedere una parte purtroppo ampia del proprio stipendio alla strumentazione e non vogliono, pur non di meno, rinunciare ad avere tra le mani qualcosa di importante, perché il pennello è il prolungamento del nostro braccio e della nostra mano nel momento in cui dipingiamo, quindi deve essere all'altezza delle nostre intenzioni. Vi faccio vedere la selezione che ho scelto per voi. Recentemente vi ho già parlato della serie Nettuno, che non includerò in questo video solamente perché ve ne ho parlato tanto di recente, che è appunto il sintetico Nettuno. Questo è davvero un pennello speciale per tutti coloro che non rientra tra le linee economicissime, ma comunque un prezzo rispetto al naturale abbattuto di più del 50%, con una performance più o meno là, diciamo, non fa rimpiangere assolutamente
la setola naturale. Quello però è solamente per acquerello, qua vi ho fatto una selezione più variegata. Per esempio, il sintetico perla è uno dei miei preferiti come colore. Ha il manico totalmente verde, laccatissimo, stupendo. Io questo l'ho già adoperato. È la setola bianca, un bianco che io ho macchiato purtroppo con un colore blu di Prussia, che chi dipinge sa essere proprio veleno per le setole, però guardate quanto sono riuscita comunque a sbiancarlo. Le setole sono molto flessibili, non sono più adatte secondo me all'acrilico, questo secondo me è un pennello più da decorazione e da pittura con acrilico, utilizzabile anche per olio, non lo vedo adatto invece all'acquarello. Dopo vi farò vedere la sua performance. Ha un manico elegantissimo con una bella pancia che facilita l'impugnatura, una bella ghiera specchiata e appunto l'eleganza di questo contrasto con setola bianca che richiama anche la scritta del pennello. Questo è il numero 16 della linea sintetica perla 208. Bellissimi, quando li ho visti ci ho lasciato gli occhi, sono anche i sintetici ambra. Questo è il pennello tondo numero 14 che non ho mai usato. Questo è un pennello che ho scelto per l'eleganza, con questo colore turchese stupendo, veramente arricchisce un piano da lavoro anche soltanto a guardarlo. Fa parte della 943 come serie e anche questo è un sintetico con setole, vedete, così dorate. Ora vedremo come performa insieme, lo proveremo sia con acquarello perché mi sembra adatto dall'acquarello che con acrilico. Come proveremo con acrilico anche il sintetico ambra. Questo è stato anche già usato, setole flessibili, molto elastiche, ritornano in asse, diciamo che sono flessibili sì, ma con paste materiche un po' più pesanti, quindi acrilico ed olio. Di un'eleganza straordinaria invece è la linea Terra di Marte. Questo è il 162, linea 162, numero 10, lingua di gatto. Guardate, innanzitutto il taglio delle setole risulta all'occhio perfetto, ma poi guardate la ghiera nera con questa pallina che segna il restringimento sul legno, legno naturale laccato, scritta nera che riprende la ghiera e la coda del pennello che è nuovamente nera. Proprio un pennello davvero davvero elegante, molto chic e carino. Per adesso io sto valutando solamente l'aspetto estetico, ragazzi. Un altro dei miei preferiti, non ne avevo mai visti ed è bellissimo, è il sintetico bronzo. Io non so se riuscite a vedere il colore, questo pennello è blu, guardate, ve lo metto su fondo nero, forse si riesce a vedere, ed è un blu laccato stupendo, con queste setole bionde che vanno a scurirsi. Vi prego, attenzionate il taglio della setola, è una linea più economica, guardate che cos'è questo taglio. Io sto ore nei negozi di belle arti a guardare queste particolareggiature quando vado a scegliere un pennello per me, quindi per me sono cose che vi faccio notare perché sono importanti da vedere. E anche questo è un sintetico bellissimo che al tatto invece richiama molto il naturale, a passare il dito mi sembra molto flessibile. Questo blu è il primo manico lungo rispetto agli altri che sono tutti manico corto. Bellissimo anche il sintetico prugna, ed è, e si chiama sintetico prugna. Ora vi faccio vedere perché se non bagno le setole non riuscite a vederlo, perché le setole tendono proprio al color prugna, sono stupende, bellissimo, bellissimo, non so se riuscite a vedere, anche questo dovrebbe essere ottimo per l'olio e per l'acrilico, non so se può performare anche con l'acquarello, ora lo provo ragazzi, faccio fare voli pindarici a questi pennelli, anche se il manico lungo io lo ravvedo sempre più alla tela e al lavoro al cavalletto. Sempre della Terra di Marte, la linea 160, abbiamo il pennello a punta, vi faccio vedere.
questo pennello anche cos'è? Bellissimo, bellissimo, di un'eleganza spettacolare, uguale al fratello della linea Lingua di Gatto, però appunto così tondo e con questa punta molto allungata ed elegante, mi piace un sacco. L'ultimo, forse quello più visto come tipologia del pennello, manico legno, scritta nera, ghiera ottonata, tondo, il numero 10 della linea 707, è un bellissimo pennello che secondo me è molto adatto all'acquerello. Manico corto, impugnatura agevolata da questa panciotta sfaccettata che fissa bene in mano il pennello, molto molto bello. Una carrellata di pennelli che non lascia desiderare nulla di più rispetto all'oggetto, ma che adesso vediamo come performa, perché sì, belli ragazzi, siete belli, ma ora vediamo se ci date sotto con il lavoro. Cominciamo dall'ultimo, serie ambra sintetico, io lo vedo molto adatto all'acquerello, almeno stringendolo così tra le mani. Non ho guardato le schede tecniche per non farmi influenzare, lo proverò bagnato su asciutto ed effettivamente spande molto bene, scodinzola egregiamente come piace dire a me, quindi ha una buona flessibilità. Lo provo anche bagnato su bagnato, trattiene molto bene il colore che risucchia tra le setole per poi spanderlo in maniera uniforme, e il tratto mi sembra un tratto ben controllato. Vediamo la flessuosità delle setole, perfetto, diciamo che ci siamo, è un gran bel pennello e io questo ve lo suggerisco soprattutto per acquerello. Performerà anche con acrilico, ma mi sembra una prova superflua da fare perché la morbidezza della setola e il manico corto non lasciano presagire che questo sia il suo scopo, almeno secondo me che lo sto recensendo. Andiamo a lui voglio provarlo anche con acquerello. Il Terra di Marte numero 10 punta tonda, lo provo bagnato su asciutto. Lui è meno morbido del precedente, ha le setole più elastiche, diciamo così, però anche lui ha un ottimo rilascio del colore. Non lo trovo adatto solo ad acquerello, questo è uno di quei pennelli molto versatili, questo può fare linee sottilissime grazie alla sua punta, sembra quasi che abbia un serbatoio questo pennello, o abbandonarsi a spessori un po' più grossi. La flessuosità è meravigliosa grazie appunto a questo tipo di tratto che può essere usato con diversi spessori. Questo voglio provarlo anche con acrilico, mi interessa, e proverò con un bel turchese, così anche ci discostiamo per le foto, vi faccio capire la differenza cromatica. E sì, vedete, cattura molto bene anche. Certo, è un po' un peccato usarlo per l'acrilico, però volendo si presta, e anche per un acrilico un po' acquerellato, ecco, forse l'acrilico lo userei così, non a pasta, ma quando volete fare un acrilico un po' acquerellato, questo è un pennello, scusate mi si è mosso il foglio, questo è un pennello veramente che fa al caso vostro, stupendo. Provo il suo fratellino, lo provo direttamente ad acrilico. Questi sono pennelli che, perfetto, questo vedete ha una bellissima stesura, io lo sto provando sulla carta ma questo andrebbe su tela, cartoncino telato, bellissimo, sia a colore pieno che a colore un po' diluito, dà una stesura ben leccata, tira tutto il colore, non lascia di scromie, e se voglio posso usarlo anche per dare sì una piccola matericità. Mi piace moltissimo, mi piace anche il passaggio, poca flessibilità per questo pennello, non faccio nemmeno la prova zig zag perché non è questo quello che si richiede a un pennello di questo tipo, quindi non mi interessa che faccia quel genere di prova. Questo è un pennello più da stesura, da piccola campitura, da precisione, da particolareggiatura, è un pennello da decorazione e pittura con
con acrilico e mi piace molto, si è comportato bene. Ora vi provo il sintetico ambra. Guardate, sono stracuriosa di provarlo, perché voglio provarlo innanzitutto con acquerello. Secondo me sono tutti pennelli da decorazione, quindi con l'acquerello non ci dovrebbero azzeccare nulla, però se un pennello riesce a fare più cose, quindi è un multitasking e varia da olio, acrilico e anche, perché no, acquerello, e questo ce la fa, ragazzi, come potete vedere, ben venga, perché con un acquisto solo voi vi ritrovate un qualcosa che potete far performare in più tecniche. Anche questo, nel momento dell'acquisto, specialmente in un video per linee economiche, ovviamente è una cosa che dovete attenzionare. Bellissimo! Vediamo il tratto? Wow, bellissimo! Vediamo la flessuosità. Sì, sì, ce la fa anche con acquerello ed è fantastico, molto molto bello, ma io sono sicura che il signorino bello, eccolo qua, ce la fa sia con acrilico, esatto, più pieno, che con un acrilico maggiormente diluito. Sì, guardate come spande, è fantastico. Con questo vi potrete davvero sbizzarrire in decorazioni. Questo è il classico pennello che vi farà fare dei ghirigori perfetti. Sapete, i movimenti, quelli in cui il pennello deve essere mosso con movimento del polso e non girandolo tra le dita. È bellissimo, bello, me lo immaginavo. Già a vedersi era bello, biondo e con gli occhi azzurri. Cosa si vuole di più? Chiamerei il pennello Poti, perché ha le caratteristiche di mio figlio. Allora, e adesso provo lui. Non amo i pennelli piatti per acquarello, quindi non li provo, però li amo da morire per acrilico ed olio, e devo dire che la stesura di questo dovreste sentirlo tra le mani, ragazzi. Ora allungo il colore, è come accarezzare la superficie con un petalo di rosa. Il velluto è meraviglioso, questo pennello, guardate che tratto netto. Anche questo, la sua non è la caratteristica, la flessibilità, ma ve lo voglio fare vedere perché è talmente morbido che è bello dipingere con lui. E quindi wow, ottimo sia per olio che per acrilico, ragazzi, è stupendo, stupendo, ve li consiglio troppo. Passiamo con l'ultimo, che è bello anche questo, lo adoro, il sintetico perla, che userò solo per acquerello. E guardate, guardate che stesura, sembra una carezza, cioè una compattezza il colore. Poi se volessi diluirlo, guardate, mamma mia, no no no, penso che le immagini parlino da sole. Più rigido della serie Ambra, ma per questo anche più facile da utilizzare, perché la serie Ambra ha una scioglievolezza nel gesto tale che se uno non è attento può anche andarsene per i fatti suoi, cioè ci vuole una maestria leggermente più ampia. Questo invece è più rigido nel movimento, intendendo con rigido più guidato, ecco la parola più giusta, e quindi è più adatto a campiture larghe, sfondi, ma anche nello stesso tempo, non so, dovete fare un prato, un mare. È bellissimo anche per la tecnica della one stroke painting. Vi faccio vedere, se volete fare una cosa di queste, lui regge il movimento separato, anche se non nasce per quello, quindi ce la può fare, ed è meraviglioso anche per le tecniche decorative più moderne, come per esempio la one stroke o la country painting. Adesso passiamo ai due pennelli manico lungo, e allora il sintetico bronzo ed il sintetico prugna, che è una sciccheria, ragazzi, pazzesca. Il sintetico, questi li provo ad acrilico direttamente, provo prima il sintetico prugna ed è spettacolare, me lo immaginavo, si è sciolto con acqua che è con più impurezza, un tratto stupendo, sinuosissimo,
controllabilissimo, una setola flessuosa adatta sia ad olio che ad acrilico, meraviglioso, bellissime queste setole prugna che si vedono stupende. E adesso proviamo il sintetico bronzo. Questo assomiglia secondo me come stesura alla linea ambra, vediamo se ho ragione. A vederlo mi pare, sì, 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 una carezza. Ah, è bellissimo, cioè come veramente, come dipingere, come passare il dito su un petalo di rosa nella parte vellutata, è fantastico. Oltre alla nitidezza del tratto, che mi lascia sempre così contenta con questi pennelli, hanno degli ottimi macchinari per tagliare i pennelli, veramente belli, guardate che nitidezza di tratto anche nella sua sezione, stupendi. E da oggi non ci sarà più bisogno di spendere un occhio della testa per affrontare più tecniche. Mi sono messa nei vostri panni, ho detto su Arte per Te parliamo di tante tecniche diverse, se ognuno deve comprare il top di gamma di ogni pennello spende una fortuna, ma se voleste provare senza rinunciare alla qualità, mettendovi da parte qualcosina al mese, riuscite a comprare delle ottime linee economiche. Lo sbaglio che si fa spesso quando si cercano le linee economiche e che poi si decide per il troppo scarso. Il troppo scarso non vi aiuta a dipingere, vi fa perdere il mordente dell'amore per la pittura, non vi incentiva anche esteticamente, quindi io vi dico, orientatevi per cominciare sulle linee economiche senza rinunciare alla qualità. Tintoretto è una qualità made in Italy, quindi io sono ben felice di consigliarvi queste meraviglie. Ora vi lascio alle foto e poi spostiamoci di là, che parte di questi arriveranno a casa vostra per un giveaway. Visto che belle, non sono stupende ragazzi, sono bellissime, abbracciano diversificate tecniche, hanno un design straordinario e una resa fantastica. Qui ho quello per voi, il regalo della serie Perla, il sintetico perla piatto, mi spiace è rimasto un po' azzurrato, ma è un tocco di Arte per Te sui vostri piani da lavoro, quindi penso che sarete felici di riceverlo. Poi della serie sintetico terra di Marte vi mando questi due bellissimi, questi ve li ho voluti dare in combo perché sono davvero stupendi, vi do il piatto numero 10 e il tondo numero 10, sono stupendi. Guardate che eleganza, ve l'ho anche mostrata in video mentre li avevo tra le mani. E poi vi regalo forse il più bello della serie, il sintetico prugna, è veramente una sciccheria con queste setole prugna più uniche che rare, quindi godete di questi pennelli che verranno sorteggiati in questa data tra i commenti che lascerete qui sotto. Quindi unica regola per partecipare, essere iscritti ad Arte per Te e naturalmente anche ad Ombretta e a Due Cuori Una K, che sono gli altri miei due canali di cui trovate il link qua sotto. Bene, detto ciò, che dire, in bocca al lupo a tutti, grazie Tintoretto per averci dato questa opportunità. Vi ricordo che questa non è una collaborazione con Tintoretto, nel senso che la Tintoretto non mi paga per recensire i propri prodotti, oramai la Tintoretto me li manda per me ad uso personale, perché abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione tra bello e ampio, che li mandano per farmeli vedere e dopodiché mi dicono se ne vuoi far vedere qualcuno in video, a noi ci farà solo piacere, e io traslo in video gran parte del loro materiale perché è tutto ottimo, è un brand italiano di altissima qualità che merita la massima esposizione nel mondo degli artisti, anche perché riesce ad avere prezzi contenuti e competitivi. E soprattutto ricordo sempre, e lo dico senza nessun problema, che questi video non significano: ok, vi ho fatto vedere quanto sono belli questi pennelli, adesso uscite in massa e andateli ad acquistare tutti. No, non dovete prenderli con questo senso, questo genere di video, ma semplicemente come una vetrina espositiva, cioè una vetrina in cui vedete i prodotti, vi viene spiegato a cosa servono e
quindi un domani, quando il vostro pennello più bello si rovina e aveva quella funzione, voi potrete ricordare: ma Ombretta mi ha detto che quel pennello performava così, in quella maniera, e quindi essere orientati magari in un acquisto sicuro senza sperperare soldi. Questi non sono video che vengono fatti per sperperare soldi, ma per farvi risparmiare soldi, per farvi conoscere un qualcosa prima di acquistarlo, in modo da andare a colpo sicuro. E potete stare certi che in nessunissimo dei miei canali io vi suggerirò mai di comprare qualcosa che non mi piaccia al 110%. Quindi, se vi dico che una cosa è bella, state certi che è bella davvero. Detto ciò, mi sembrava giusto, perché sapete, gli amici di Arte per Te negli anni sono molto cambiati, siete molti di più, quindi magari molti prendono le recensioni di YouTube come uno spunto per andare ad acquistare subito. No, le recensioni di YouTube non vanno fruite così. Le recensioni di YouTube vanno prese come una sorta di memoria, e al momento dell'occorrenza riprendere quella rubrica degli appunti in cui dice: ah, ma quella persona di cui mi fido diceva che questa cosa era buona, ora che mi serve, non così tanto per, la vado ad acquistare. Basta cianciare, vi ho storditi, scusatemi, ma la mia morale mi impone anche queste specificazioni. Vi mando un grande bacio e noi ci diamo appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta!